Che significato in più a celebrare Elsa Morante nell'anno della sua procida capitale, Isola d'Arturo? Ma per fortuna che ci sono queste occasioni, però devo dire che Elsa Morante è entrata nel mondo dei classici e quindi è sempre presente, cioè non è legata a un periodo fisso, lontano, che riguarda un'epoca della nostra storia, ma è sempre presente. E quindi questa è l'occasione del premio, è quella di farla conoscere, leggere dai giovanissimi, da quelli che entrano adesso nella vita e che ancora non l'hanno letta, però appunto come ho detto è veramente la sua straordinarietà è quella di non essere prigioniera del suo tempo, ci riguarda sempre, tutto quello che lei scrive, per esempio tutto quello che riguarda la guerra nel libro La Storia c'è e potrebbe essere oggi, sta parlando di oggi, parla di un periodo dell'ultima guerra, ma potrebbe essere oggi. Quindi credo che sia di una grande attualità e che si faccia bene a ricordarla. Le vorrei chiedere di Pasolini, perché riaprire le indagini? Lo chiede anche nel suo libro. Perché la sua morte è un mistero, non è stato risolto. Lo stesso Pelosi, che a suo tempo si è dichiarato l'assassino di Pasolini, ha detto prima di morire che non è stato lui, che non è stato lui. Quindi noi non sappiamo. E poi d'altronde la prima sentenza diceva delitto con concorso di ignoti. Quindi anche loro avevano rilevato che c'era la presenza di qualcun altro, anche perché Pasolini era coperto di sangue, una fontana, mentre il suo presunto assassino non aveva neanche una goccia di sangue addosso. Quindi c'è qualche cosa che non torna. Abbiamo chiesto varie volte di riaprire il caso, purtroppo non è successo.